Il reality show di Canale 5 anticipa la finale per gli ascolti bassi. Niente da fare, la terza edizione del Grande Fratello VIP non decolla. Per questo motivo Mediaset ha deciso di chiudere in anticipo il reality show. Inizialmente la finalissima era prevista per il 17 dicembre, mentre ora è stata anticipata a lunedì precedente, ovvero il 10. Quindi tutti gli inquilini rimasti nella casa di Cinecittà avranno la possibilità di festeggiare con calma il Natale con le loro famiglie. Grande Fratello VIP. La terza edizione è stata un vero e proprio flop. Nemmeno la presunta storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi, o le coccole tra il fidanzatissimo Stefano Sala e Benedetta Mazza sono bastate a far attirare l'interesse del pubblico. Anzi, i telespettatori non gli credono assolutamente, affermando che è tutto montato per far parlare di loro. A peggiorare la situazione è il trattamento particolare che le Donatella, Giulia e Silvia Provedi, e lo stesso Monte viene riservato dagli autori del Grande Fratello VIP 3. Sarà una di loro tre a trionfare il 10 dicembre 2018. Punto di domanda. Punto Grande Fratello VIP 3. Il pubblico rimpiange le passate edizioni. Per il momento nessuna storia, racconto e azione fatta dai concorrenti del Grande Fratello VIP 3 ha emozionato il pubblico da casa. I telespettatori rimpiangono molto i momenti esilaranti con Valeria Marini nella prima edizione oppure Cristiano Malgioglio in quella dell'anno scorso. E mentre si aspetta chi uscirà nella puntata di lunedì tra Lori del Santo e Ivan Cattaneo, possiamo anticiparvi che nella casa di Cinecittà entreranno Baby K e i ricchi e i poveri come ospiti d'eccezione, che duetteranno con i concorrenti. Inoltre sarà eletto il primo finalista di questa stagione del GFV.